Presidente, Regione e Provincia riunite a Milano con quale obiettivo? Per dare vita alla strategia europea per la macroregione alpina. È una grande sfida, molto interessante. Sono 7 regioni italiane: Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, la provincia autonoma di Trento, Bolzano e la Valle d'Aosta, che hanno come obiettivo quello di fare parte di questa grande strategia europea, appunto la macroregione alpina. Ci sono dei passaggi importanti, oggi si è stabilito il metodo di lavoro, il coordinamento, la regione Lombardia coordinerà il lavoro di queste 7 regioni, nel giro di un mese definiremo gli obiettivi da sottoporre poi al governo italiano e a Bruxelles al governo europeo. Ci sarà una strategia comune in vista dell'Expo? Non solo in vista dell'Expo, questa è la macroregione alpina sarà una realtà che parte adesso ma che sarà il futuro dell'Europa ed è coerente con chi parla di Europa delle regioni. Una novità vera, una novità importante che serve a risolvere i problemi. Abbiamo problemi comuni dalla Val d'Aosta al Friuli, tutte le regioni su cui insistono le Alpi e oggi è cominciato un percorso comune di risoluzione di questi problemi, strategie comuni che riguardano l'energia, i trasporti, la tutela dell'ambiente, le comunicazioni, questioni concrete che riguardano i nostri territori e che da oggi cominciamo ad affrontare unitariamente. Una novità anche perché le regioni che sono venute qui oggi sono guidate anche da esponenti politici di partiti diversi, ma che hanno in comune la necessità di affrontare e risolvere concretamente i problemi dei cittadini. Questo per una montagna per la Lega è una priorità anche per il neo segretario? Noi abbiamo lanciato la macro regione sul piano politico tanto tempo fa e sono ben lieto che l'Unione Europea e le regioni qui oggi rappresentate condividano questa, che non è la strategia della Lega o un progetto della Lega, è un'idea giusta, un progetto giusto, tant'è vero che viene condiviso non solo dai governatori della Lega. È la strada che noi abbiamo indicato e che anche l'Europa sta seguendo, quindi mi pare un'evoluzione positiva di questa Europa che non funziona in termini di federalismo e in termini di democrazia. Preoccupato del ritorno in piazza dei Cobas, dell'Adria e dei Forconi? Preoccupato perché esprimono un disagio forte, si sono rivolti anche alla regione Lombardia, alle regioni, ma noi non abbiamo gli strumenti per intervenire, però è un disagio che va ascoltato soprattutto dal governo nazionale che ha invece il potere di intervento. Noi la regione li ha incontrati, l'assessore Fava li ha incontrati per sentire le loro richieste che conosciamo bene peraltro, ma l'interlocutore sta a Roma. Scusi, però poco prima parlando appunto con i Cobas dell'Adria hanno detto che lei si è impegnato a incontrarli, ha detto che la Lega li ha sempre difesi e invece legifera contro di loro. Legifero contro di loro? E hanno detto la Lega, sono tutti agricoltori lombardi, hanno detto la Lega ci ha sempre difeso, ha sempre detto che ci avrebbe aiutato e invece non fanno niente, Zaia ha fatto una legge che ci fanno prendere le multe, così hanno spiegato, detto, il Presidente Maroni si è impegnato a incontrarci. Questa è la questione delle quote latte, che è una cosa diversa, no? È una vicenda lunga che conosciamo bene. Io sono interessato ad ascoltare le proteste di chi, come in questi giorni ha fatto, rappresenta un disagio dal punto di vista delle imprese, dal punto di vista dei cittadini ed è questo che le quote latte sono tutta un'altra storia e le esigenze poste da chi è venuto oggi a protestare sono state ascoltate dalla regione attraverso l'assessore alla partita e che riferirà nella prossima giunta che avremo fra qualche giorno delle richieste. Se sono richieste che rientrano nella competenza della regione naturalmente noi siamo attenti a tutto ciò che avviene qua, abbiamo preso misure molto importanti a sostegno delle imprese e dell'agricoltura, no? Quindi ci mancherebbe, però voglio capire bene se le richieste rientrano nella mia sfera di competenze o se, come credo, la maggior parte siano di competenza del governo di Roma. A quel punto noi ci faremo carico di trasmettere al governo le richieste che vengono dal mondo delle imprese. Ma questa protesta dei Forconi non rischia di essere pericolosa? Ma non lo so, non sono più ministro dell'Interno, mi occupo della regione Lombardia. Ho sentito dal ministro Alfano
accenti un po' allarmati, e poi c'è chi come Grillo soffia sul fuoco dicendo andate a prenderli uno per uno, ammazzateli tutti, i politici, dimenticando forse che anche lui è un politico adesso, no? Quindi non è che si possa fare grande differenza, sono parole spropositate e che alimentano questo clima di tensione. La tensione si risolve risolvendo i problemi, affrontandoli e risolvendoli. Noi siamo pronti a farlo nell'ambito delle nostre competenze, come ho detto, ascoltiamo sempre tutti e interveniamo con concretezza. Sentirà che i primi passi di Renzi? I primi passi, ha nominato una squadra di giovani, oggi c'era qui il rappresentante del Friuli Venezia Giulia, il Presidente del Consiglio regionale, a cui ho detto di portare a Deborah Serracchiani le congratulazioni per la nomina, tra l'altro una responsabilità che mi interessa molto perché è quella delle infrastrutture ed è coerente proprio con i discorsi che abbiamo fatto qui della macro regione alpina, e spero che anche dal PD quindi venga un sostegno alla macro regione alpina.